Pazienti con difficoltà motorie e disabili costretti troppo spesso a dover fare i conti con due rampe di salita faticose e pericolose in discesa, oltre al fatto di non poter sempre contare sull'unico ascensore perché spesso è fermo per guasti tecnici. Stefano Polegioni, del direttivo UDC di Fano, riporta in auge il problema del raggiungimento del centro di riabilitazione posto al primo piano del centro commerciale del quartiere San Lazzaro, per il quale anche Fano TV si è occupata più volte in passato raccogliendo lamentele e testimonianze. A distanza di anni, però, la situazione non è cambiata. Io sono stato interessato da diversi cittadini che utilizzano questo centro di riabilitazione perennemente. Devo dire che è molto disumano, credo che sia la parola giusta, vedere mamme con bambini disabili o comunque persone con grandi difficoltà motorie su sedie a rotelle che sono costretti ad usare scivoli pericolosi per arrivare a questo centro con un ascensore che è l'unico che c'è e che mi sembra ultimamente che sono una decina di giorni che è guasto e inutilizzabile. Quali sono i suoi suggerimenti? Intanto di rimettere in funzione quanto prima l'ascensore, perché questo ascensore non può rimanere neanche un giorno fermo per il tipo di udienza che ha bisogno di arrivare al centro. E tra l'altro non c'è alternativa, è stata una scelta sbagliatissima quella di fare un centro al primo piano con degli scivoli pericolosi e un solo ascensore. Questo è un centro di riabilitazione che deve essere posto in strutture diverse che siano al piano terra. Qui pagano l'affitto, quindi penso che la sanità pubblica possa pagare l'affitto anche altrove. Ha inviato una segnalazione alla Regione? Io ho scritto alla segreteria dell'assessore Saltamartini, l'assessore regionale alla sanità, ho scritto anche al direttore generale dell'AST di Pesaro, Nadia Storti, ho rappresentato la situazione, ho avuto immediatamente risposta, li ringrazio perché hanno detto che si metteranno immediatamente a disposizione per vedere la situazione e per soprattutto rimettere a posto quello che c'è da rimettere a posto, quindi adesso io mi aspetto questo, però voglio dire all'assessore Saltamartini che anche qui in zona esistono dei locali, delle strutture al piano terra che possono essere benissimo utilizzate per questo centro di riabilitazione. A rilasciarci la sua testimonianza oggi Tiziana Massaro, che frequenta quel centro con il figlio Federico, affetto dal morbo di Crab. Sono 10 anni che frequentiamo quella struttura, ovviamente quando il bambino era piccolo c'erano piccole difficoltà perché il suo peso, il peso della carrozzina era inferiore, ora che cresce ha un po' maggiori difficoltà ovviamente. Anche con la carrozzina, passeggino? Se l'ascensore funzionasse sempre bene non ci sarebbe quel problema. La problematica sorge perché spesso l'ascensore è fuori uso, fuori servizio e quindi bisogna salire su quella rampa che è molto ripida e non ha neanche una pavimentazione idonea perché è scivolosa. Qual è il suo appello? Io desidererei che si tenesse un po' più in conto che un soggetto disabile o un familiare del soggetto disabile che si prende cura del disabile deve affrontare tante problematiche e una salita ripida, una volta puoi soprassedere, la mancanza di una discesa tra un marciapiede e un altro, una volta puoi soprassedere, il posto occupato del disabile da parte di un soggetto che va a prendere il caffè o deve fare uno scarico veloce, così dice, una consegna veloce o un attimo in farmacia, una volta puoi soprassedere, ma sono problematiche che ogni giorno incontrano i disabili e limitare la libertà del disabile, che è già limitata perché ha appunto delle carenze fisiche, cognitive, e trovare delle ulteriori limitazioni strutturali, burocratiche, di educazione del cittadino, è veramente dopo un po' diventa intollerante, però ti distrugge fisicamente, perché il fisico ne risente, e anche umanamente, mentalmente, perché ti senti privata anche tu della libertà di portare tuo figlio, tuo padre, tua madre a fare una passeggiata in giro.